È ufficialmente partito il calciomercato invernale, quindi andiamo a vedere le ultime importanti notizie. Il Milan ha preso un nuovo portiere, parliamo di Davis Vázquez. Il portiere colombiano arriva a titolo definitivo dal Guarani per una cifra attorno ai 400.000 euro. Il Milan punta anche Angelo Gabriel, esterno destro brasiliano del Santos classe 2004. Il Santos chiede almeno 20 milioni, mentre l'offerta del Milan al momento è ferma a 15. Il Cadice ha chiesto in prestito secco Luis Alberto. Lotito ha risposto di no perché in caso lo vuole vendere solo a titolo definitivo. Isco è stato proposto alla Salernitana, ma occhio all'alta concorrenza. Salernitana che potrebbe perdere invece Federico Bonazzoli. Infatti il giocatore piace alla Cremonese. Cremonese che nel frattempo ha ufficializzato l'arrivo di Alex Ferrari dalla Samp. Mentre alla Samp arrivano l'Hammers, che ormai è ufficiale, e Nuitink, la cui ufficialità è attesa a breve. Il Lecce pesca dalla Fiorentina, è ufficiale l'arrivo di Male. La Juve, come sappiamo, punta a McAllister, ma è altissima la concorrenza in Premier, mentre in uscita potrebbe esserci McKennie, che piace al Barnemouth. Mentre il Barcellona, per il dopo Busquets, punta a Jorginho.